Allora, buon pomeriggio a tutti. Allora, io parlerò dell'impatto psicologico delle distrofie retiniche ereditarie in età evolutiva, età adulta ed età senile. Faccio durare la mia relazione 10 minuti. Allora, contrariamente all'ultima volta nei nostri convegni, non porto una ricerca, ma porto la mia esperienza professionale e clinica nell'ambito del CRV, dell'ASL 4 e nell'ambito associativo ONLUS dell'APRI, facendo riferimenti anche a quella letteratura, l'unica che c'è a livello europeo in psicologia della riabilitazione, che è di matrice francese. Per chi fosse interessato, è molto interessante leggere i libri di Simone Cork-Soss, che è l'unica che si dedica nell'ambito psicanalitico e psicologico all'applicazione teorica e pratica della psicologia della riabilitazione. Allora, le implicazioni psicologiche conseguenti alle distrofie retiniche, tema di questo convegno, coincidono con tutte le implicazioni psicologiche derivate da una malattia dell'occhio che genera ipovisione o cecità in tempi diversi, con declinazioni specifiche, ovviamente, psicologiche, a seconda che si tratti di un problema già presente dalla nascita, oppure acquisito, ereditario. Abbiamo visto tutto il gruppo delle maculopatie giovanili, oppure non ereditario, tutto il gruppo delle maculopatie legate all'età, cioè quelle senili. Allora, queste implicazioni psicologiche riguardano tutte due grandi argomenti fondamentali per la persona umana: l'accettazione di sé e della propria situazione e poi l'autostima, che in questo caso è collegata proprio alla possibilità, capacità di svolgere gli atti della vita ordinaria, quindi la quotidianità con i suoi gesti, i suoi compiti, le sue relazioni umane, eccetera, e della vita straordinaria, cioè i progetti di vita, i sogni, i desideri, che sono una parte fondamentale del succo, del sapore della nostra vita. Hanno implicazioni psicologiche su questi due assi fondamentali dello psichismo, se si tratti di un bambino, di un adolescente, di un giovane, di un adulto, di una persona anziana, i seguenti quattro ambiti. Allora, la specificità della patologia, compreso il carattere ereditario oppure non ereditario, l'età, lo specifico momento evolutivo esistenziale della persona, l'atteggiamento e lo stile di personalità. In secondo luogo, la cultura sociale in cui la persona disabile vive. In terzo luogo, gli atteggiamenti dei familiari, degli amici, dei compagni di scuola, dei colleghi di lavoro, degli operatori, degli insegnanti, insomma dei vedenti in genere. E non da ultimo, quarto punto, la discontinuità, un po' la precarietà e la dispersione di molti servizi riabilitativi, educativi, di assistenza e sostegno dedicati alla persona disabile della vista. Allora, svolgerò adesso qui di seguito ciascuno di questi punti. Allora, partiamo dal primo, quindi la persona disabile di fronte a se stessa e alla sua disabilità visiva. Le situazioni di ipovisione progressiva, come abbiamo visto prima, di queste distrofie retiniche, hanno ovviamente, comprensibilmente, un'influenza destabilizzante sul sistema motivazionale della persona e sulla sua percezione di autoefficacia, cioè la capacità di, la consapevolezza di riuscire a fare qualcosa, a leggere, scrivere, muoversi, orientarsi nello spazio, di essere capace nella cura di sé, per i bambini e i ragazzi nell'ambito scuola, per gli adulti nell'ambito lavoro. Pensiamo anche ai ruoli familiari, pensiamo anche cosa vuol dire per esempio essere padri, madri avendo un'ipovisione, oppure essere nonni essendo ipovedenti. Influenze ancora sulla possibilità di procurarsi informazioni, di partecipare alla vita sociale e culturale del proprio territorio, divenendo quindi il discorso di tipo inclusione e partecipazione sociale. Poi aggiungiamo una cosa anche molto importante, cioè la non conoscenza individuale dei tempi di progressione della propria malattia crea ovviamente una situazione di ansia, depressione, differenti in ciascuno, pervasive comunque, derivate da un sentimento di parziale perdita di controllo, no? Sia sulle proprie possibilità di performance, di capacità di fare, sia anche sull'ambiente circostante, cose e persone. Questi sentimenti comuni e comprensibili possono però essere affrontati e virtuosamente elaborati attraverso un adeguato sostegno diretto alla persona, cioè l'ascolto dei suoi bisogni pratici, psicologici, l'adozione di ausili tecnologici, tiflologici, comportamenti ausiliari utili, insomma tutto il corredo delle proposte in ambito riabilitativo, no?
Aggiungiamo però in più anche un lavoro non diretto sulla persona, cioè indiretto, rivolto quindi al suo ambiente fisico e relazionale, cioè attrezzamento con ausili e accorgimenti dei luoghi di vita, la studio, lavoro, nonché di informazione e formazione, per esempio ai familiari, ai gruppi classi, compresi i compagni e insegnanti, colleghi di lavoro, operatori vari, ai vedenti, insomma, no? Forse anche, per esempio, una cosa che sta a noi come associazione molto a caro ultimamente, la formazione delle guide museali, no? Inoltre la persona ipovedente di tutte le età ha bisogno di incontrare altre persone ipovedenti per confrontare stili di adattamento, di attrezzatura ausiliaria, per le autonomie, per confrontare gli stati d'animo, pensieri, sentimenti, insomma per ritrovare una comunanza che non è semplice realizzare con chi vede e che tra l'altro rappresenta la maggioranza degli incontri e delle frequentazioni quotidiane. Quindi l'incontro tra persone disabili della vista, intenzionate a vivere con autonomia e di interesse alla vita, innesca meccanismi di identificazione e di rispecchiamento positivi per una buona autostima. E soprattutto in età evolutiva, quindi nei bambini e nei ragazzi, incentiva una robusta e sicura costruzione dell'identità personale. Spesso si osserva nelle persone disabili e nei loro familiari una non debole resistenza alla realizzazione di questi incontri e di queste conoscenze, quasi si volesse un po' evitare il contatto con una realtà che si gradisce poco, ma che in realtà è propria, rimandando quindi l'appuntamento un po' con la propria esistenza chissà quando, sotto l'effetto di meccanismi di difesa che sono nostri, no? Negazione, evitamento, la razionalizzazione oppure l'idealizzazione. Quindi meccanismi di difesa che noi mettiamo in atto quando percepiamo un'angoscia che sentiamo troppo forte in quel momento. Tutto ciò è da contrastare, quantomeno da limitare, perché tutto quanto ci allontana troppo da noi stessi, dalla nostra persona, alla fine ci rende estranei, no? A noi stessi, e questa è una condizione impossibile per vivere. Poiché poi i cambiamenti veri, autentici, quelli persistenti, non avvengono mai come fossero una passeggiata, quindi non senza resistenze, è molto utile che lo psicologo, per esempio, faccia un po' da apripista per la persona magari ancora incerta, tentennante nell'affrontare con chiarezza il tema della propria disabilità, magari offrendo le parole giuste, le prospettive migliori da utilizzare sia di fronte a se stessi che poi nell'incontro con chi vede. A tal proposito, chi conosce i servizi dell'APRI e anche del CRV sa benissimo che per noi sono molto importanti le attività di sensibilizzazione sulla multisensorialità, cioè quella insomma da fare a scuola, sulle tecniche di accompagnamento, parlare di ausili li usiamo tutti, no? Sia che vediamo sia che non vediamo, solo che ci sono ausili che utilizziamo moltissimo in gran maggioranza, non so, tram, coltelli, apriscatole, spazzolini, borse, apparecchi per i denti, aerei, scatole, pentole, e invece ci sono ausili ovviamente che utilizziamo solo in specifiche situazioni, no? Il video ingranditore, il bastone bianco, il piano di gomma, la tavoletta Braille, il PC con la sintesi, il telefonino con la sintesi, eccetera. Sa anche chi conosce l'associazione quanto siano per noi importanti i gruppi d'autoaiuto per gli adolescenti, per gli adulti, per le persone anziane, per i genitori e i familiari, per i fratelli normovedenti, per esempio, interventi che laddove si possono realizzare vivificano quelle linee di intervento metodologico che possiamo considerare tra le più efficaci in ambito psicologia della riabilitazione. Quindi sostanzialmente il pensiero di fondo della psicologia della riabilitazione è che a casa, sul lavoro, a scuola, la persona che ha una disabilità visiva deve innanzitutto essere al meglio attrezzata con gli ausili utili per effettuare i suoi compiti e quindi senza avere impedimenti funzionali, no? Così come non dovrebbero esserci barriere psicologiche, no? Cioè tutte quelle idee, emozioni sbagliate delle persone nate spesso dalla non conoscenza, dalle paure, dalla pigrizia o anche dalla rigidità mentale, che rischiano di limitare non solo il superamento delle barriere concrete al poter fare, ma anche l'efficacia un po' degli nostri sforzi personali e l'accesso alla bellezza dell'esperienza umana. Quindi l'idea è espandere ovunque sia possibile la possibilità di partecipazione e di inclusione sociale in una comunità dove prevale chi vede e dunque prevale la sua cultura, intesa come stili di conoscenza e di ergonomia. Secondo punto, le implicazioni psicologiche che derivano dalla cultura.
dalla cultura in cui viviamo noi qui in Occidente, che è completamente visiva, costantemente in corsa, e un po' all'insegna del tutto e subito. Questo stile è evidentemente faticoso un po' per tutti, in realtà per chi ha problemi di vista diventa molto più complicato, perché è spesso molto difficile inserirsi se si vede poco, se non si vede, laddove i tempi dettati dalle vicarianze tattili, uditive, olfattive sono per loro fisiologia più lunghi rispetto ai tempi di performance di una persona che vede bene. Poi anche il criterio dell'efficienza numerica degli atti non consente larghe inclusioni da parte di chi ha problemi di vista importanti, anche perché spesso, insomma, noi vedenti ci dimentichiamo che l'efficienza e l'importanza esistenziale non sono solo collegate alla quantità di beni o servizi prodotti, ma anche e soprattutto rispetto alla loro qualità. Il problema sorprendente è che questi preconcetti in realtà non appartengono solo a chi vede bene, ma, ripeto, sorprendentemente anche a molte persone che hanno problemi importanti di vista, che con queste idee un po' si identificano e quindi si votano così a una certa immobilità e a una sorta di autosabotaggio, autoesclusione esistenziale. Le persone disabili in realtà, oltre a tutte le sfide quotidiane che devono affrontare, sono anche un po' chiamate a fare i medium didattici nella nostra cultura, cioè per esempio sono le persone più adatte a in tempo reale informare correttamente le persone vedenti accanto a loro di una serie di loro esigenze, di una serie di esigenze, di abitudini, di stili appartenenti a chi ha problemi di vista, e quindi svolgere in questo senso un ruolo di catalizzazione culturale, di correzione culturale. Terzo punto, l'atteggiamento che ha influenza su implicazioni psicologiche della persona che ha problemi di vista è l'atteggiamento dei familiari, degli amici, dei colleghi, delle persone vedenti, le persone che vedono bene in generale. Ha una fondamentale influenza perché noi in realtà viviamo rispecchiandoci gli uni negli altri, no? Percependo e tenendo in varia considerazione quanto gli altri pensano di noi. Intendiamoci, per rispecchiarci non è che occorrano informazioni visive, no? Bastano le voci, bastano i discorsi, magari le frasi dette così di passaggio. E spesso i familiari, bontà loro, offrono inconsciamente rispecchiamenti non proprio incoraggianti ed autonomizzanti, no? Ai loro congiunti, ai loro figlioli, eccetera. Spesso succede che la disabilità di un figlio incrina lo specchio dei genitori, che spontaneamente rivendicano il diritto a una somiglianza, in questo caso di capacità visiva, di possibilità visiva, con loro, che non si è verificata. Quindi può accadere che i sensi di colpa dei genitori vedenti generino atti e comportamenti dettati un po' dalla compensazione, dalla riparazione di un danno ipotetico, di un ipotetico danno inflitto, di cui ovviamente nessuno è colpevole, anche perché le patologie oftalmologiche non implicano di certo la colpa di nessuno, anche nei casi di patologie ereditarie. Ogni persona è altro dalla sua malattia. Cioè, un conto è leggere su un testo scientifico le conseguenze di una certa patologia genetica ereditaria, vedere delle immagini, delle fotografie. Un conto è conoscere, incontrare persone reali che magari hanno la retinite pigmentosa o altre distrofie retiniche ereditarie. Cioè, le due esperienze non sono né mutuamente esclusive né sovrapponibili. E ultimo punto che crea influenza, le implicazioni psicologiche sulle persone ipovedenti e non vedenti, è la discontinuità di alcuni servizi riabilitativi, educativi o di sostegno alle persone ipovedenti o non vedenti, perché tutto quanto è precario o discontinuo viene di solito percepito come poco importante o poco affidabile. E le persone ipovedenti e i loro familiari possono mutuare, assumere questo impatto valutativo dei servizi direttamente su di sé, sulla loro persona, con gli attendibili esiti di svalutazione personale, isolamento sociale e la percezione sgradevolissima di avere continui ostacoli, barriere, oltre a quelli quotidiani, a loro poter vivere soddisfacentemente la quotidianità. Io ho terminato, auguro buona riabilitazione a tutti. Grazie.